Ciao a tutti! Oggi nuovo video haul. Ho messo insieme tutti gli acquisti che ho fatto nelle ultime 2 settimane, saranno 2 o 3 settimane anche, forse un mese addirittura, insomma, tutte le cose che comunque non vi ho mostrato nei vlog, perché tante volte gli acquisti ve li mostro direttamente quando sto vlogando. Questi invece sono tutti acquisti che non avete ancora visto, ancora tutti col cartellino, tranne una cosa che non ho resistito e ho già utilizzato, però al resto sono stata brava nel senso che ho tenuto tutte le cose, le ho accumulate, aia, mi ha ferita. Amore, cosa c'è? Per prima cosa vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Bershka e iniziamo dai pantaloncini. Entrambi andranno cambiati questi pantaloncini perché la genialità di Chiara mi ha portato a prendere di entrambi la taglia sbagliata, non perché non li abbia provati, anzi, ma perché probabilmente uscendo dai camerini di fretta, cosa ho fatto? Ho lasciato, sapete che c'è il banco dove praticamente si lasciano giù i vestiti che si è deciso di non prendere, devo aver lasciato quelli direttamente, cioè quelli che volevo prendere, la 34, li ho lasciati sul bancone pensando di lasciare la 36 e invece insomma ho fatto il contrario. Spero di essermi spiegata, non sono più abituata a fare i video così, sono proprio sempre abituata a farvi vedere le cose con la videocamera durante i vlog, quindi mi sa che sto già straparlando. Comunque ho preso questo modello qui che è fatto con l'ananas, insomma tutte le toppe sopra, questi qua non ve li faccio vedere indossati semplicemente perché appunto devo cambiarli, quindi non è il caso che ve li faccia vedere, andrò probabilmente nel giro di un paio di giorni, però appunto mi stanno anche grandi, mi cadono direttamente, quindi sarebbe una cosa non tanto bella da vedere. E hanno l'anguria, l'ananas, la coppa gelato, qui sono leggermente bucati, un po' appunto effetto rovinato. Di qua invece c'è il cactus e sul retro invece hanno la scritta I am a dreamer attaccata così, sempre sotto forma di toppa e li ho pagati 27,99 appunto con la taglia sbagliata. Stessa identica genialata anche per questi qua, sempre di Bershka. Questi qua invece sono rispetto agli altri, hanno l'effetto ancora più rovinato, quindi l'effetto rovinato è più intenso e in questo caso hanno delle scritte direttamente sul tessuto, sia da questa parte che più in piccolino qua sotto, mi pare, ecco, esatto, li hanno anche tutti dietro. Infatti mi spiace un sacco aver sbagliato taglia perché sennò li avrei già messi a lavare e questi qui probabilmente li avrei già utilizzati perché veramente mi piacciono tantissimo, cioè mi piace proprio l'idea che siano fatti così e voglio anche provare a realizzarne un paio io, quindi provare a scrivere su dei jeans magari un po' vecchi che non utilizzo più. E secondo me potrebbe essere carino provare appunto a tagliarli a mo' di shorts e anche a dargli una nuova vita, tra virgolette, provare a ricreare questo effetto che sinceramente, soprattutto sul retro, mi piace tantissimo. Li impreziosisce e li rende un po' diversi dai soliti pantaloncini shorts. Poi, sempre da Bershka, ho preso questa gonna che è una gonna sportiva, infatti è proprio in tessuto tipo quelli dei pantaloni della tuta, quindi in tessuto tutta praticamente, ed è una sorta di longhette. Perlomeno nel mio caso, in altri casi probabilmente arriva a mezza gamba, non è cortissima comunque. A me piaceva perché appunto ha la chiusura qui davanti, classica come quella delle tute, e secondo me è un passepartout, è anche molto comoda, poi costava pochissimo, l'ho pagata 12,99 di questa taglia giusto, ho preso l'XS, e mi piace tanto nella sua semplicità perché secondo me sono quelle cose che si riescono a sfruttare molto bene, ma addirittura anche per stare in casa una cosa del genere diventa comodissima, però allo stesso tempo non è il pigiama, quindi fa un effetto, nel senso magari siete in casa e poi dovete uscire a fare la spesa, una cosa così secondo me si utilizza, poi vabbè sarà che io sono molto su questo, cioè sono molto orientata su questo stile comodo, sono proprio le cose che uso di più, quindi quando le vedo non riesco a farne a meno ed è già tanto che l'abbia presa solo nera, perché c'era di tanti colori e mi sarei orientata a prenderne anche altri. E per finire con Bershka veniamo ai due pezzi forti, quindi le due cose che preferisco in assoluto. Ho preso questo body, che spero di riuscire a farvi vedere, ma nei close up secondo me capirete meglio com'è fatto. Praticamente è un body con la solita chiusura, quella molto scomoda, che però ho notato mi permette di utilizzarli di più, perché quelli che non hanno la chiusura sotto
di solito non stanno proprio fermi, questi invece si regolano meglio. Comunque è un body con una spalla, cioè con una spalla scoperta che è questa qui, molto accollato, rimane quasi con un simil lupetto e dall'altra parte invece ha la manica lunghissima. È della linea Night Out, l'ho pagato 15,99 e ho preso un XS e sinceramente non ho notato se per caso ci fosse anche di altri colori perché mi piace veramente tantissimo. Quindi nel caso voi l'aveste visto anche in altre tonalità, fatemelo sapere perché vorrei prenderne un paio di questi qui. Secondo me sono parecchio sfruttabili, sinceramente. E altro pezzo forte da Bershka, assolutamente non estivo, però mi piace tantissimo e come l'ho visto l'ho voluto prendere. Ho preso questa sorta di cardigan aperto, senza, non ha bottoni né niente. Si dice credo a taglio vivo o forse no, nel caso correggetemi. Di questo mi piace tantissimo la fantasia, che è appunto in grigio, nero e questo bianco sporco, non so neanche bene come descriverla. È la fantasia a quadratoni che andava già tantissimo lo scorso autunno, ma ho visto andrà molto anche quest'anno. La lunghezza è perfetta, nel senso che di solito questi capi mi tagliano un po', però con lo stivaletto, quello con un po' di tacco e il jeans, secondo me sarà portabilissimo e soprattutto riuscirò ad utilizzarlo qui già a partire da settembre la sera, perché sapete che qui da me, purtroppo, passato un certo periodo dell'anno, l'estate proprio ce la dobbiamo dimenticare, soprattutto sera e mattina. Quindi è uno di quei capi che secondo me sta davvero bene con tutto e può essere elegante e sportivo al tempo stesso, dipende un po' con cosa lo si abbina. L'ho pagato questo qui 27,99 e anche in questo caso ho preso l'XS. Con Bershka abbiamo finito, quindi passiamo agli acquisti da Stradivari. Come prima cosa ho preso questo maglioncino rosa antico, è un rosa spento, sì, che mi piace tantissimo. E di questo ho già la versione gialla, non so se ve lo ricordate, l'avevo acquistato che era a metà primavera, fine primavera e l'ho usato tantissimo. È fatto praticamente allo stesso modo, quindi è proprio standard. L'unica cosa ha la lavorazione con queste mini costine, ecco, è lavorato a costine, rimane col suo collo tondo e davvero l'ho usato tantissimo in giallo, solo che appunto andando verso la stagione non bella, quindi in autunno, insomma, lo vedevo un colore più adatto e ne hanno fatti di tantissimi, cioè ci sono veramente tantissimi colori tra cui scegliere di questi maglioncini. Infatti credo che me ne vedrete comprare altri perché ho visto che li sfrutto tantissimo. Comunque è una S, sta leggermente grande, ma è bello così, cioè mi piaceva anche sul giallo che stesse un po' più largo. E l'ho pagato 15,95. Classico acquisto basic tipico di Chiara, questa magliettina che però rispetto alle solite magliette basic è particolare perché ha tutto il filo con gli sberluccichini, io non so mai come descriverlo questo tipo di filo, non so se avete capito. Comunque è quello che a seconda di come gli batte contro la luce fa dei riflessi un po' argentati. Sì, blu argento, azzurro argento, non so bene come spiegarvelo e spero che in video renda. Comunque mi piaceva tantissimo, c'era anche in bianco, in rosa se non sbaglio, c'era di tanti colori, però il nero è un colore che io uso veramente tanto, quindi alla fine l'ho presa così. Sempre la S pagata 9,95. E per finire con Stradivarius, poi passiamo a Zara dove ci sono degli acquisti super top che non vedo l'ora di farvi vedere. Comunque da Stradivarius ho preso ancora questa gonna, sempre rimanendo in tema a Chiara non piace il nero, ultimamente veramente mi attirano tutte le cose nere in un modo incredibile, non so perché. Comunque è questa gonna con l'elastico in vita che come sempre mi sta leggermente largo, però meno del solito. Diciamo che di solito da Stradivarius mi stanno più larghi, invece è andata bene questa volta. È una S, la taglia più piccola che c'era, l'ho pagata 15,95 ed è fatta con questa sorta di tulle sopra. Questo qui ha tutti i cuoricini disegnati sopra, non so se riesco a farveli vedere. Comunque ne ho viste tante, di gonne fatte così un po' ovunque e tante anche in altri colori. Per ora l'ho presa nera, ma credo che prenderò anche quella di Zara che era tipo sui toni del rosa, ma non era proprio un rosa, era vabbè, quando poi la prenderò vi farò vedere perché è inutile
che mi metta a descrivere addirittura cose che non sono qui, cioè come mi perdo via io non si perde via nessuno. Comunque questa è appunto trasparente sopra, ma sotto ha tutta la sua sottoveste che secondo me la impreziosisce e mi piace tantissimo l'effetto che fa addosso. Ovviamente non fossi una tappa così proprio basta in questo modo, probabilmente mi starebbe ancora meglio, però confido nel potere dei tacchi. E veniamo a Zara. Prima di tutto ho preso questa gonnellina bianca che c'era anche rossa, è bellissima perché è tutta pieghettata, quindi ha tutte le pieghette e rimane molto a vita alta, fascia tanto il punto vita e cade morbida sui fianchi. Sono le cose che secondo me mi valorizzano di più, comunque mi stanno meglio. L'ho pagata 17,95 e ho preso un XS e l'ho voluta bianca perché vorrei tanto abbinarla con questa maglia in jeans che mi fa impazzire. Questa qui è una sorta di felpa di jeans, ha sulla manichina dal taschino, poi ha tutti i bordini con le strisce in azzurro e in blu e dietro è impreziosita perché è chiusa tutta con i bottoni, cioè io la adoro questa felpa. Veramente anche addosso fa un effetto molto, non stile college, però quasi, è un effetto che mi piace tantissimo. E abbinata con la gonna sta veramente strabene. Tra l'altro non vi ho fatto vedere che sotto è tutta rossa, quindi il bordino rosso un pochino quando l'andate ad indossare si vede. Fa proprio un bel effetto, non lo so, l'ho amata appena l'ho vista. Come sono entrata in camerino e li ho provati insieme ho detto no, vabbè, questi li prendo. Infatti fatemi sapere anche voi se vi piace come abbinamento e anche se vi piacciono i due capi separati, Però a me anche abbinati piacciono un casino. Ho preso anche di questa l'XS e l'ho pagata 25,95 e ho fatto l'ennesima super follia da Zara per quanto riguarda le giacche in pelle. Ho preso anche il modello in azzurro di quella che avevo preso in color senape e che vi avevo mostrato in un video la settimana scorsa, quindi nel vlog. Ed è praticamente lo stesso identico modello, c'è anche il rosa, ma il rosa sinceramente a me non fa impazzire, mentre sia il senape che l'azzurro sono i due colori che mi piacevano di più e che mi attiravano da tempo, quindi alla fine presa una ho poi preso anche l'altra. L'ho pagata, no, hanno staccato il prezzo, comunque dovrebbe essere sempre 49 o 59, non mi ricordo più. E è bellissima, a me piace perlomeno anche per il fatto che ha tutti questi dettagli, quindi ha la sua cinturina attaccata, ha tutte le cernierine, le tasche utilizzabili, è molto bella. Io di questo qui, di questo modello, prendo sempre l'XS. Altra cosa che mi ha fatto super impazzire da Zara è stata questa felpa, che mi piace tantissimo per la fantasia che ha e per l'abbinamento dei colori, quindi questo bianco abbinato al blu, abbinato al rosso. E sotto questo verdone maculato, non lo so. È proprio una delle felpe che mi ha attirata di più in assoluto, che ho visto più volte in negozio e alla fine mi sono proprio decisa a prenderle perché continuavo a prenderla, perché continuavo a vederle lì e continuavo a dire no, Chiara, non puoi farlo e alla fine l'ho fatto. Ma veramente secondo me me la vedrete utilizzare tantissimo. Ho preso un XS, l'ho pagata 29,95 e anche questa è sempre nella zona trafa look. Ultimo acquisto per quanto riguarda Zara e penultimo acquisto di questo video haul sono state queste ballerine che veramente sono qualcosa di spettacolare e le avevo già adocchiate sul sito appena hanno messo le cose della nuova collezione. Insomma, è stato proprio amore a prima vista perché sono piatte, come vedete, hanno solamente un pochino di tacco qui in questo. Non è un tessuto, è un inserto dorato barra argentato. È più argentato secondo me che dorato. Non so bene, dipende un po' dal riflesso della luce secondo me. Comunque sono di quelle che si legano alla schiava, io ho sempre detto così, poi se è sbagliato correggetemi. Adesso cerco di togliergli il pirullino, sempre termini inventati sul momento. Praticamente sono appunto di quelle che hanno tutto il cordino e che si possono legare sulla gamba. Oddio, tendo sempre a non legarle troppo in alto perché ovviamente non avendo delle gambe slanciatissime, sennò tendono comunque a farle sembrare un po' più larghe e un po' più corte. Però già legate più o meno fino sopra la caviglia, diciamo tanto così sopra la caviglia, a me questo tipo di scarpa piace sempre e sta bene sia con la gonna che ancora di più
con il jeans o comunque col pantalone che appunto magari arriva poco sopra. Poi tanto ve le farò vedere indossate queste qui. Vi verrà la nausea sicuramente perché sono proprio modelli alla Chiara. E la cosa che mi piace tanto è che sono versatili fatte così perché le potete usare per tutti i giorni, però allo stesso tempo anche messe abbinate bene la sera, secondo me ci possono stare, magari non per le serate super formali, però per uscire quando c'è tanto da camminare, eccetera, sono una bella alternativa. Ultimo acquisto di cui sono contentissima, l'ho fatto da Intimissimi e questo qui l'ho già usato, riusato, forse me l'avete addirittura già visto in qualche vlog la sera, però non sono sicura. Comunque si tratta di questo top bellissimo che io uso come fosse una fascia, quindi è un top a fascia che uso sotto ad altri top. O l'altra volta, se non sbaglio, l'ho messo con una camicia leggermente aperta, di quelle che non si chiudono. Comunque è un toppettino che si può tranquillamente, penso, usare anche come crop top, ma non è il mio caso, perché lo sapete che è difficile che mi metta addirittura a usarlo come crop top, anche perché è molto sexy, secondo me, cioè è molto particolare, è tutto di pizzo, assolutamente non si vede nulla perché il seno è coperto dalla fascia, non è imbottito, però vi fa proprio un effetto bellissimo qua sulle spalle. Va proprio a segnare il collo e le ossa, queste qui della spalla, a cui non darò nomi perché ogni volta sbaglio i nomi delle ossa, quindi me lo scriverete voi, ed è bellissimo anche sulla schiena perché rimane aperto in questo modo, quindi ha questo buco che fa un effetto vedo non vedo, tutto col pizzo. Non lo so, mi piace tantissimo, so che c'era anche in color carne e in rosso e penso che tornerò a prenderlo rosso perché ho un paio di maglie con cui secondo me starebbe benissimo per fare anche un po' di contrasto. Di questo purtroppo non ricordo il prezzo con sicurezza, ma credo che fosse tra i 20 e i 25 euro, magari è anche meno, però appunto non ricordandomelo preferisco sparare alto, cioè mi sembra di ricordare che fosse così, però quando l'avevo preso ho comprato anche un reggiseno, quindi non me lo ricordo con precisione. Poi magari appunto se ritrovo il prezzo mentre sto editando il video ve lo scrivo da qualche parte o ve lo metto nell'info box. E niente, ce l'abbiamo fatta, questi erano tutti i miei acquisti dell'ultimo periodo, tutti con le nuove collezioni e alcuni appunto anche in vista dell'autunno, perché io qui comunque inizio a sfruttare le cose un po' più pesantine, ve l'ho detto, già a partire da metà agosto, inizio settembre, a volte è il mio compleanno, mi ricordo degli anni ed è stato terribile, ero addirittura con il piumino, quello diciamo primaverile, però appunto già imbottito perché faceva freddo. Mi auguro di no, però insomma, dato che non si può mai sapere, sicuramente sono già attrezzata. Con un commento qui sotto fatemi sapere se anche voi avete comprato qualcosa delle nuove collezioni, insomma, se avete visto in giro cosine interessanti da consigliarmi, che lo sapete, tanto sono perennemente in giro tra Milano, Torino e lo shopping non manca mai. Io vi mando un mega bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!